Sì, Presidente, la ringrazio. Io ho chiesto di intervenire, sia pure brevemente, perché è mia intenzione manifestare quanto questo provvedimento sia frastagliato, in alcune parti bizzarro e anche schizofrenico. Ritorniamo sostanzialmente alle vecchie leggi mancia. Qualcuno alla Camera lo ha definito un marchettificio. Io preferisco chiamarlo una vera e propria fiera delle marchette. Avete messo in 150 pagine di tutto e di più, con l'unico obiettivo di tamponare qua e là una situazione insostenibile e quindi il rischio alla fine, che permane tutti i giorni e si vede nelle vostre facce, di perdere la sedia, di andare a votare, di perdere un caregun, come lo chiamano al mio paese. State mettendo bene in vista anche questa volta il vostro terrore per il confronto con il popolo sovrano. Negli anni passati avevamo ascoltato i tanti portavoci del popolo giurare che al governo non avrebbero mai più portato in aula, né tantomeno votato provvedimenti come il mille proroghe, che non fanno altro che normalizzare il transitorio attraverso la posticipazione di termini, che ormai è diventata ricorrente e anche periodica. Ma di questo non ci meravigliamo più, anche perché il velo dell'ipocrisia, cari colleghi dei 5 Stelle, si è stracciato e il popolo non vi darà mai più occasione di governare. Il mio rammarico è che abbiamo perso un'altra occasione giusta, infatti poteva essere questo il momento per intervenire sulle urgenze reali del Paese e trovare risposte efficaci per far ripartire le aziende, l'occupazione e più in generale l'economia del nostro Paese. Invece no, il Governo, disinteressandosi dei problemi reali, ha deciso di concentrarsi su aspetti di marginale interesse e che soprattutto non forniscono assolutamente prospettive di sviluppo futuro. Poteva essere l'occasione per trovare insieme percorsi virtuosi su molti temi importanti, poteva essere l'occasione di ascoltare il grido di allarmi degli operatori economici. Poteva essere l'occasione, e noi della Lega ci abbiamo provato presentando i nostri emendamenti, per dare una risposta agli agricoltori italiani, e invece no, avete rifiutato di affrontare il problema dei danni, ancora una volta, il problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Non avete voluto istituire un fondo speciale per i piani di contenimento da attivare tramite coloro che in questo Paese sono già abilitati. Avete rifiutato di valorizzare la filiera legale della carne di selvaggina. È una materia specifica, ma molto importante. Avete persino rifiutato, e questa è una cosa grave, di accettare il recepimento in legge di una sentenza della Corte Costituzionale inerente alla legge sulla caccia, forse perché non avete voluto sbugiardare il vostro ministro Costa, che su questo tema ha collezionato e sta continuando a collezionare tante brutte figure. E così gli agricoltori tutti, quelli di professione ma non solo, anche quelli che lo fanno per passione, sono destinati a continuare a subire danni che sarebbero evitabili. Continueranno a subire il vostro ambientalismo da salotto, che è il vero nemico del mondo della ruralità. E continuerà ad aumentare, purtroppo, il numero dei morti e dei feriti sulle strade italiane per incidenti causati dalla fauna selvatica. Complimenti per il coraggio. Bravi. Vi volete rendere responsabili anche di questi incidenti. Visto questo atteggiamento, noi intendiamo che non vi interessano i danni agli agricoltori e purtroppo non vi interessano neanche i morti sulle strade. Complimenti, e complimenti anche al Partito Democratico, che in passato non era così e che oggi si è appiattito sull'animalismo estremista del Movimento 5 Stelle. Siete stati a tratti commoventi. Vi abbiamo visto e vediamo il vostro imbarazzo quando, per non far innescare una crisi di governo, continuate a convocare vertici, vertici su vertici.
c'è un problema, faremo un vertice. Sempre siete sempre al vertice di questa piramide e poi alla fine vi imbelinate giù dalla piramide e non ve ne accorgete neanche. Andate avanti coi vertici. E a forza di questi vertici si arrubattano e si arrubattano e si arrubattano, non se ne accorgono e continuano a farsi del male. Nella legge di bilancio avete fatto addirittura gli illusionisti su tasse e balzelli che apparivano e scomparivano. E adesso con questo provvedimento rinviate e rinviate perché la gente non vi sopporta più. E lo vedrete a breve in Veneto, in Liguria, nelle Marche, in Puglia, in Toscana, in Campania. Non vado oltre, signor Presidente, mi avvio a concludere, però devo rappresentare la mia tristezza per questa legge marchetta, per questa ennesima richiesta di fiducia sulla stessa legge, fiducia alla Camera e fiducia al Senato e poi domani di nuovo fiducia, dopodomani fiducia e continuiamo ad andare avanti con la fiducia, fiducia su tutto. Per il Movimento 5 Stelle è bastato andare al governo con il Partito Democratico per autoescatolarsi in un tonno marchiato fiducia. Andatela a chiedere agli italiani. Abbiate il coraggio di chiedere agli italiani, non in quest'aula, la fiducia. E vedete che probabilmente gli italiani alzeranno tanti piedi da terra per darvi un segnale chiaro e netto. È ora di finirla.